Salve gente, oggi proveremo un altro seed per la versione Windows 10, che è la stessa, ricordo sempre, della Pocket Edition e quella per le console. Un seed molto strano, comunque legato a quello dell'ultimo video, ovvero quello di Baldi. Infatti, tantissimi di voi mi avete consigliato, e ho visto anche dei video, che appunto in un seed, che adesso andremo a creare, quindi vediamo già di crearlo ora, chiamato ovviamente Baldi, e come seed Baldi.exe, sarebbe come l'esecutibile di Baldi del gioco, appunto, sembrerebbe possibile trovare delle cose strane. Adesso proveremo anche noi qua, per il resto lasciamo tutto com'è, non tocchiamo altro, ovviamente trucchi disattivati, e creiamo il mondo. Comunque, finché si genera, si crea, vi invito a lasciare un like se vi piacciono questo genere di video, perché a breve torneranno anche altre serie precedenti e anche altri video. E ovviamente dopo magari vi metterò anche una piccola parte di un video girato proprio nel gioco di Baldi, perché molti di voi comunque non lo conoscevano, stranamente. Quindi magari vi metto una parte giusto per così, per quelli che non l'hanno mai visto, sanno più o meno di quello che sto parlando. Ok, siccome molti me l'avete chiesto, soprattutto sotto il video di Minecraft, che abbiamo giocato in una mappa con questa sorta di entità, oggi proveremo a capire chi è veramente Baldi. E cosa vuole? Se vedere se qualche mistero all'interno di questo gioco. Questo sì, comunque è Baldi. All'inizio, infatti, del gioco è molto tranquillo. Non è di certo una minaccia. Però va bene. Sicuramente, comunque, molti di voi avranno già visto questo gioco. Però, per chi non lo sapesse, è un giochino molto semplice. Che si basa comunque su risolvere dei indovinelli molto elementari. Come adesso vi faccio vedere qui. Infatti basterà prendere questo qui che si muove e rispondere a queste domande in modo molto molto semplice, ecco, come vedete sono proprio facilissime. Comunque si di una semplicità abbastanza elevata, quindi direi che qua siamo a posto. Abbiamo già risolto questo primo indovinello, sì, perché sembrerebbe che il gioco fosse comunque, appunto, anche come dal titolo, che sarebbe Basics in Education and Learning, sì, proprio delle cose di base. Andiamo a prenderci il nostro premio e andiamo. Notare che è altissimo Baldi qua. Passiamo alla porta successiva. 99. 99. Ok. Non so se c'è qualche segreto riguardante questi numeri. Comunque sì, come vedete dobbiamo farne 7. Questo è il secondo. Però ora... Che cavolo... Che cavolo sta accadendo? Boh, inseriamo... Proviamo 303? No. Oh oh. Quindi già la secondo... stadio, chiamiamolo così. Ecco, sentite il rumore? Lo sentite giusto? Oddio, dobbiamo muoverci. Ma penso... Spavento! No, 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 via, 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 apriti. Oh, dobbiamo scappare ora. Non si fosse capito. È la stessa scena che ci è capitato a noi, comunque. So che non ho idea di come possiamo fare a scappare. E che fischia. No, è lì, è lì, è lì, è lì, è lì. Via, via, via. E ok, siamo in gioco. Sembrerebbe essere un mondo abbastanza normale, a parte lo spawn molto interessante, proprio di fianco ad una, anzi davanti ad una piramide. Ah, non è nemmeno messo la chest bonus, qua alberi non ce ne sono, a parte là in fondo. Qui dai, vediamo di iniziare, facciamo una cosa molto semplice. Ci prendiamo un po' di legno, ci facciamo gli attrezzi di base, dopodiché andremo direttamente nella piramide, perché sì, magari se abbiamo fortuna possiamo già trovare qualche oggetto interessante per la sopravvivenza. Penso di provare anche a non fare troppi tagli, almeno che non sia strettamente necessario, così anche se notate magari qualcosa di strano voi, me lo farete sapere nei commenti. E anche così non rischiamo appunto di perdersi qualcosa, proprio per questo motivo.
C'è anche un po' di già di cibo, vedo di maiali anche. Va bene, dai. Quindi vediamo di fare le cose fatte come si deve. Sì, potrei utilizzare questo, però ormai mi viene più comodo usare il metodo antico, chiamiamolo così. Facciamo un piccone, ci potremmo fare anche un'ascia. La spada direi di no, anche perché comunque adesso ci faremo anche attrezzi un pochino in pietra. Ovviamente, quindi dai, prendiamoci anche un po' di pietra. Dopo però andremo direttamente... ferro anche. Andremo direttamente alla piramide a prendere le risorse. Quindi dai, vediamo di fare quello che abbiamo in mente. Facciamo anche una spada quasi quasi, già che ci siamo. Visto che possiamo, facciamo. Allora, così, facciamo qualche stick. Ci facciamo un bel piccone. Ne abbiamo altre due, ci possiamo fare... Ma sì, facciamoci una spada, non si sa mai. Mari, non so, nella piramide, visto che c'è, potrebbe esserci buio, potrebbero anche spawnare dei mob, quindi almeno così siamo un attimo preparati. Ci prendiamo ovviamente il ferro, magari, sì, solamente un blocchetto ovviamente, però meglio di niente. Di solito questo... un altro? Di solito i blocchettini di ferro così li utilizzerei per fare uno scudo, però in questa versione non c'è lo scudo. Grotta. Non male, abbiamo già trovato comunque una grotta. Questa è una stanza simmetrica anche. Ed è l'altro ferro, ok. Prendiamoci il ferro, dopodiché andiamo effettivamente nella piramide. Comunque in descrizione mi sono dimenticato di dirvelo, vi metterò il link della mappa che abbiamo provato e anche maggiori informazioni riguardante questa possibile entità. Quindi sì, se andate nel link in descrizione troverete tutte le informazioni. E già che ci siete, un like se non l'avete ancora messo, ci starebbe. Non sento e non vedo mob, una cosa abbastanza strana, perché qui sotto è molto buio. In realtà potremmo anche prenderci un pochino di carbone, almeno ci facciamo qualche torcia. Per adesso sì, dobbiamo assolutamente andare nella piramide, perché è da mezz'ora che lo sto dicendo, quindi vediamo anche di fare un pochino le cose che ci siamo detti. Quindi sì, carbone e poi piramide, per forza, senza scuse. E magari anche un altro po' di legno dopo, già che ci siamo. Però adesso sì, dobbiamo anche puntare a sentire se ci sono rumori strani, cose strane, qualsiasi cosa. Una cosa che mi aspetterei, magari in qualche luogo strano potremmo sentire qualche rumore tipico di quel gioco, o di Baldi soprattutto. Altrimenti, non so, magari un avvistamento sarebbe una grande cosa. Comunque dai, vediamo. Ma le piantine qua le prendo giusto per... Però di legno comunque lo possiamo prendere anche là. Mi ricorda un pochino il seed di Green Steve all'inizio, si inizia proprio in una zona molto simile a questa, proprio vista piramide, che all'inizio non è affatto male trovare una piramide così. Ok, vediamo, siamo già a metà giornata, siamo in gioco da 5 minuti quindi, non abbiamo ancora fatto niente. Adesso però stiamo attenti, l'entrata è anche un pochino coperta. È solo quello, perché è grigio? Ok, tutto abbastanza tranquillo, vediamo di scendere. Così almeno ci prendiamo il loot delle chest. Disattiviamo subito qua per sicurezza. E vediamo, mina d'oro, qualcosa di utile, ma sì, facciamo direttamente così, per così anche utilizziamo le chest. Non è male come idea. Vediamo cosa abbiamo trovato, qua niente di che. Qua ho visto dell'oro, non male. E vediamo qua se siamo fortunati. No, a quanto pare no. Ok, però comunque è meglio di niente, a TNT nemmeno la prendo, non penso che ci possa servire. Assolutamente. Ok, mi è sembrato di aver sentito qualcosa in questa direzione. Facciamoci qualche torcia magari. No, forse era uno scheletro. O comunque un mob.
Non so, mi è sembrato di aver sentito qualche rumore sospetto. Però potrei essermi sbagliato, chiaramente. Magari mi direte anche voi, proverò ad alzare un pochino il volume, magari in quel punto. Così magari si sente meglio. Allora, io direi di esplorare il mondo. Potremmo andare comunque verso la pianura, tanto che nel deserto, sì, potrebbe esserci qualche villaggio. Però potrebbe anche essere nella pianura, effettivamente. Lontananza non mi sembra di vedere nulla di sospetto. Quindi andiamo, dai. Esploriamo le pianure, qua, perché si estendono parecchio, sembrerebbe. Noi andiamo in questa direzione. Sì, non ho mai provato questo seed prima, quindi non so cosa potrebbe esserci. Però di solito in queste pianure un villaggio non è poi così difficile da trovare. Tra l'altro là sembrerebbe essersi altro deserto. Probabilmente tutto collegato, dice la savana addirittura. Ok. Sarebbe il caso anche di mangiare qualcosa, però. Siamo già a corto. Particolare questa zona comunque. Brutto errore. Cavolo se si scende però qua. E mob non c'è nessuno. Questo è strano perché mob dovrebbero esserci. C'è anche del ferro. Non so, ma a me sembra un po' troppo strano questo. Nemmeno un mob. Strega? Mi sembra di aver sentito. Ah, ok, dai, una strega c'è. Potrei anche rischiare di cercare di ucciderla, però non è che siamo messi proprio nelle condizioni per combattere. Quindi ok, no, dai, proviamo. Se non ci sono altri mob, ce la facciamo tranquillamente. Ok. Però adesso sì, dovremo assolutamente rigenerare. Prima che arrivi anche un altro misero mob. Se arriva uno scheletro siamo fregati. Se arrivano zombie ancora possiamo cavarcela. Un po' a fortuna, forse. Quindi vediamo, dai. Facciamoci la fornace, così almeno rigeneriamo. Tanto di carbone ne abbiamo. Facciamo così. E mettiamo a cuocere la poca carne che abbiamo. Dovremmo prendere anche dell'altra, effettivamente. E di certo non è molto sensato andare in giro con così poca salute. Però dai, meglio così. Ci sono pochissimi mob. Raccogliamo qualche altra risorsa. Andiamo a rigenerare, che forse è meglio. Mettiamo a cuocere anche questa. Ah beh, avevo la mela d'oro, però mangiare una mela d'oro così è un po' uno spreco. Penso che siete d'accordissimo su questa cosa. Ok, dai. Beh, adesso vediamo anche di rigenerare con la carne marcia, anche se non troviamo altro cibo. Beh, difficilmente troveremo altro cibo qua sotto, però adesso magari ci organizziamo un pochino. Però tutto sommato ce la stiamo cavando. Ok, qua finisce. Pochi mob comunque, Non so se sono una mia impressione, ma sembra di vedere veramente pochi mob. Wow, calmi. Situazione un po' bruttina era qui. Però va bene così, vediamo di uscire. Tanto qui non vedo molto altro da fare. Sì, ci saranno sicuramente altre risorse, però direi che possono anche aspettare. Ormai sarà anche notte. Adesso vediamo. Sì. Cerchiamo di uscire. Ah, è notte, infatti. Eh sì, la prima notte in gioco è sempre quella più complicata, perché non abbiamo niente.
E qui fuori potrebbero esserci tantissimi mob. Un creeper. No, pochi, in realtà pochi. Un ragno in fondo, qualche ragnetto. No, dai, ne stanno spawnando un po', non tanti, però. Qualche mob c'è, ok. Allora, troviamo un punto sicuro. Oh. Zombie con armatura? Ok. Già la prima notte di vederli questi non è una cosa così frequente. Un altro? Uguale. Ok. Non è che è tutto giallo qua, anche tutti i fiorellini gialli, questi con l'armatura gialla. Ma non so se è una casualità. Una montagna strana. Stiamo attenti. Comunque devo dire che come mondo mi piace, bello ampio, deserto, pianura, savana. Tutto comunque messo decentemente. Devo andare là visto che c'è quella formazione un po' nel terreno un pochino strana. Mi piacerebbe un pochino capire come. Anche se comunque questa zona sembrerebbe essere tranquilla. No, sembrava strano sul fianco un po' luminoso. Quanti. No, niente di che, proviamo ad andare qua sopra, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa in lontananza, magari. Per ora l'unica cosa strana è stato quel rumore quando siamo entrati in quella grotta, che era un pochino sospetto. Più che grotta, era una piramide, non grotta. Però no, tutto tranquillo. Va bene, dai. Parecchi comunque, vici zombie anche all'inizio, non l'ho detto, però ne abbiamo visti abbastanza. Armatura ci ha dato anche uno, ma anche con dei bonus, mica male. Ok, usiamola, meglio di niente. Un altro, guarda là. Scheletro però stavolta con un'armatura. Ok, è una cosa molto molto frequente questa. Non mi fa parare i colpi, ma non è che si può fare lo scudo, mi sto sbagliando. Wow. Guarda che strano. Questo è molto particolare. Davvero niente male. Qui sarebbe da esplorare, eh? No, vabbè, guarda che strano. No, questo mi butta giù. Cavolo. Anche rischiato. Qua c'è anche la woodland. No, ok, come mondo mi piace parecchio come si genera. Davvero niente male. Là ci sono anche le Extreme Hills. Davvero particolare come mondo. Mi direi comunque di concludere qua questo video. Riprenderemo magari da qui se volete un altro episodio, ma rifatemelo sapere. Un altro episodio magari semplice così. Perché comunque è abbastanza sospetto. Detto questo, vi saluto. Ci si vede, penso, domani in un prossimo video, dopodomani, dipende perché in questi giorni, comunque come avete notato, non sto scaricando tanti video per vari impegni, che comunque ripartiranno i video alla grande. Farò, penso, di mantenere un ritmo a breve di un video al giorno, come facevo anche tempo fa. Però sì, prima devo liberarmi di qualche impegno di troppo. E organizzarmi per bene, quindi comunque tenetevi pronti. No, 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 ti prego, no, 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 ok. Quindi sì, devo solo liberarmi qualche impegno di troppo e riorganizzarmi per bene. Sì, volevo farmi la base qui, solo che, come vedete, non è che sia il.
una situazione migliore questa. Ci vediamo nel prossimo video, che sarà, penso, comunque a breve. Ciao ciao.